Bella a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale dal vostro Nico Gaming per questo nuovo gameplay di Doom Eternal. Finalmente ce l'abbiamo fatta, ci siamo riusciti. Siamo riusciti a superare il fuoco e adesso possiamo entrare finalmente nel portale. Cazzarola, cioè veramente, ci è voluto un tritio di tempo per... Porco, ma poi quella cazzo di lava di merda. Ricompense? Cazzo, allora, veramente, veramente, ragazzi, quel punto della lava, quel punto del fuoco della lava è stato veramente difficile. Ho bestemmiato veramente parecchio per superare quel punto. Oh, siamo tornati nella nostra astronave, la fortezza del destino. Il secondo sacerdote è in una regione della Terra a nord. Procede a calibrare il padale. L'astronauta ha diverse aree catenate di limiti energetici. Appena la propria energia verrà ristinata, sarà in grado di accedere alla nave. Quindi dobbiamo ripristinare l'energia della nave. Ok. Batterie delle sentinelle. Inserisci le batterie delle sentinelle negli alloggiamenti della fortezza del destino per sbloccare oggetti e ripristinare l'energia nelle varie aree della fortezza. Puoi trovare le batterie delle sentinelle nel mondo di gioco o completando tutte e tre le sfide di una missione. Ok. Ristabilisco l'energia al nucleo e ai sistemi ausiliari. Da che parte? Certo che l'astronave è veramente in mezzo. Qui cosa c'è? Qui c'è un vestito che sicuramente bisognerà sbloccarlo più in qua. L'astronave è veramente grandissima, eh. Allora, quindi devo tornare di qua. Qua, eccola qua. Acquisisci la bomba criogena. Bomba criogena. Premi L1 per lanciare una bomba criogena. Premi il tastino sinistro per passare alla granata frammentazione. L'esplosione congela temporaneamente tutti i demoni nel suo raggio d'azione. Combinala con altre armi per aumentarne l'efficacia. Ovviamente la bomba criogena si ricarica nel tempo. D'accordo. Ma in due l'ascensore. L'ascensore. Ok, mi sto perdendo veramente. La nave è veramente in mezzo. 49 però, capito, 37. Qui? Mi dice in basso, però non ho capito dove devo andare. Ho capito, scendi, ma come faccio a scendere? Devo andare qua. Qua giù, qua giù, qua giù. No. Da che parte? Devo scendere ancora. Allora dove devo andare? Di qua. Thank you.
aspetta, ci sarà una scala per scendere. E io faccio così, faccio prima. Scendo da qui. Ma quanto cazzo è grande la prigione? Visita la prigione demoniaca, punisci i demoni nella prigione. Fantastico. La prigione demoniaca ti permette di fare pratica nei combattimenti contro i demoni senza rischiare di morire o perdere permanentemente risorse come munizioni o vite extra. Man mano che progredisci nella campagna, scopri nuovi demoni, sblocchi nuovi scontri. Ovviamente, ok. Ah, ok, tipo il coso d'addestramento. Anziale. Posso uscire dalla prigione, perfetto. Un'armatura, che cos'è? Punti armatura Praetor. Spendi punti armatura Praetor per acquistare miglioramenti dell'armatura Praetor. I miglioramenti dell'armatura Praetor potenziano le tue abilità o ne sbloccano di nuove. Ok. Mi sto perdendo di nuovo. No, non è qui. Madonna, che cazzo. Però è di sopra, è di sopra. Madonna, mi sto perdendo un'altra volta. Allora, ho capito, ci sarà un modo per andare di sopra, Dio santo. Mi perdo sempre in questa astronave. Qui. Ok. Infiltrati nella base dei seguaci.
Con il localizzatore celestiale in tuo possesso puoi trovare la posizione dei sacerdoti infernali rimasti. Dag Ranak, leader della divisione Uashi, responsabile dell'invasione della Terra, è stato localizzato nella remota base artica dei Seguaci. Infiltrati nella struttura e neutralizzalo. La base artica. Allora. Devo andare lassù. No! Ho sbagliato! Allora. No! Dai, che cavolo! Da che parte? Ah, di là devo andare. E che cos'è? Un ponte invisibile, che roba? Wow! Spettrale! Avete seguaci qua è chiuso, ok. Ehi, bastardo! Ehi,
Munizioni, munizioni, munizioni! Dove, dove, bastardo? Mi hai chiuso qui, figlio di puttana. Dove devo andare, bastardo? Mi hai chiuso qui. Mancubus. Ecco. Porca troia. Mazzarola. Bellissimo. Bastardi, quanti ne mandate? No, che cazzo. Cazzarola. Bello comunque, è mostro con due cannoni, cazzarola. Ci mancava quelli con cannoni. Eccoli. Eccoli, 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 eccoli. Quanto ce n'è? Due! Kamayala! Cazzarola, oh! Ma che si è? Ezzo mica a Sdrubale, eh! Anch'io so debole, porca zozza! Dov'è la corazza? La corazza è lì, pezzi di merda. No, cazzarola. Così è difficile, eh. Cazzarola, ci mancava il mancubus. Thank you.
No, che cazzarola. Porcaccia. Dai, si è superato la lava, si deve superare anche questo. Che partita. Non ce la posso fare. Sono fin di vita! Sono fin di vita! Aiuto! Salute critica. Figli di puttana, li ho stesi pezzi di merda. Lassù, come ci arrivo lassù? Un attimo.
Verde, via verde, ma ho capito, lì non ci posso andare. Scusa, non ho capito dove devo andare. Codex rune, armatura, arsenale. Parte vado. Aspetta. Quindi allora. Da che parte? Di qua. Parti. Sai che devo andare qua? Come ci arrivo lì? Come ci arrivo lì? Non ho capito dove devo andare. Sto perdendo qualcosa. Sbloccato qui, però non ho capito dove devo andare. Io come ci arrivo, scusa. No, lì ci posso arrivare lì, come cazzo. Che devo saltare di là, Stratus. No, non è. Devo andare di qua, dove devo andare? Ci sono arrivato prima. Non qua. Da che parte devo andare? Qui no. Madonna. Da che parte? Qui non mi ci fa andare. Ma non ho capito da che parte devo andare. Qui non so veramente dove andare. Scusa, la chiave non ce l'ho io. No, ci vuole la chiave. La chiave che è quella lassù, scusa. Come fa a essere quella lassù? Non sto capendo nulla. Ma lì non ci posso arrivare. Come ci arrivo lì?
qui non ci posso andare. Qui non ci posso andare. Dove vado? Ho capito, non c'ho la chiave, sì, ma è lì, ma come faccio poi a prenderla? Porca maiala, porca. C'è questo simbolo verde, però non so cos'è. Aspetta, se io attivo... Aspetta. Ah, vedi, mi sblocco. Un attimo. Se io sparo lì, scusa, cosa mi sblocca? Mi sblocca il muro. Mi sblocca. Come cazzo fai? Qui ci siamo arrivati, cazzarola. Su mi mandava. Sì, qui che cazzo c'è? C'è il ponte. Aspetta, allora. Quello lì sale qua su. E qua su sale. No. Devo prendere quella cazzo di chiave di merda. Aspetta, forse ho capito. Fermi, fermi tutti, fermi tutti. Forse ho capito, devo saltare lì. Esatto. L'ho capito troppo tardi, aspetta, allora. Devo saltare qui. Devo saltare qui quando arriva quello lì. Che cazzo. Allora devo saltare qui e salta di là. Allora, ora. No, madonna, ho sbagliato. Porca maiala. La mia fretta. Devo saltare qui sul palo e saltare in quel cazzo di cubo. Se mai ce la farò. Madonna, ma perché ho fretta? Perché ho fretta? Porca puttana, porca. Allora.
Madonna Oma. Ma perché? Se salto lì non mi fai saltare di là, bastardo. Oh, fermi. Vado qui e salto di là. Oh, e prendo la chiave, cazzarola. Merda. Che cos'è qua? Perché non mi fai entrare? Perché non mi fai andare avanti? Qui c'è un salto, ma non ho capito dove devo andare, da dove salto lì. Qui è chiuso, come ci arrivo? Ah, oh, lì c'è l'armatore, come ci arrivo lì? Ah, ma non arrivo da altre parti qui però. Non arrivo da altre parti, arrivo solo lì. All'armatura praticamente. Lì, e come fa arrivi lì? Allora, aspetta. Thank you.
R facile. Sì, certo. Che cavolo, lo sapevo, lo sapevo. Allora. Quasi. Grande genio. Ehi, lì dove sbuco però. Lanciarazzi. Bam. L'ho spappolato. Chi m'ha beccato? Chi m'ha beccato? Ok, per il momento ragazzi ci fermiamo qui per questo nuovo gameplay di Doom Eternal, sfida tra i ghiacci. Come sempre, se vi è piaciuto questo nuovo video ragazzi, lasciate un like, commentate naturalmente e continuate a mandare il vostro supporto, continuando a seguirci iscrivendovi al canale. A presto ragazzi per un nuovo video.